Bene, buonasera, sono Marco Boni. Con questa presentazione dal titolo banale voglio raccontarvi un concetto non scontato, e cioè che internet migliora la vita, se n'è accorta anche Confindustria, che ha deciso di adottare finalmente anche lei questi strumenti, anzi di migliorare la vita alle sue imprese associate. Questo è il modello che ha adottato Enterprise 2.0 di Confindustria, che oltre a canali di comunicazione pubblici istituzionali ha ritenuto opportuno dotarsi di un canale mobile per portare le informazioni in mobilità. Questa è una tipica struttura di una confederazione regionale al quale rispondono le territoriali, che sono le associazioni che hanno un rapporto diretto con le imprese. Questo è uno schema molto importante perché ci consente di capire come mai delle confederazioni regionali come Confindustria Liguria e Confindustria Toscana decidono di adottare l'Enterprise 2.0, veicolarlo alle loro territoriali, che lo veicoleranno alle loro imprese in un network che permetterà di scambiare contenuti a tutti i livelli. Come abbiamo implementato il modello web 2.0 di Confindustria? Attraverso un portale istituzionale, ovviamente dotato di strumenti web 2.0, uno relazionale, un ambiente operativo dove ci sono strumenti di cooperative working, e abbiamo portato l'informazione in mobilità. Portare l'informazione in mobilità è molto importante perché sappiamo che l'utente è sempre più mobile, quindi raggiungerlo ovunque esso sia è realmente importante. E questo appunto rappresenta un esempio. Ovviamente questo vogliamo darlo anche alle imprese e quindi abbiamo pensato di implementare questo modello e metterlo a disposizione delle singole imprese associate al modello di Confindustria attraverso tutti gli strumenti caratteristici dell'enterprise. Però la domanda che ci facciamo è: a parte la tecnologia, culturalmente le nostre aziende sono pronte a recepire questi strumenti? Ed è per loro un problema di tecnologia o piuttosto devono saper adeguare la loro organizzazione? Questa è la domanda che ci poniamo e al quale tentiamo di rispondere. C'è un contributo filmato. Non può prescindere dall'evoluzione tecnologica. Per avere successo occorre disciplinare i processi evolutivi con delle regole. Occorre partire dalla tecnologia per poi arrivare alla strategia. È fondamentale un approccio strategico ai social media. Bisogna prima capire chi sono gli interlocutori, definire quali sono gli obiettivi e solo dopo possiamo approcciare la tecnologia. Le nuove tecnologie influenzano e plasmano le comunità. Sono gli strumenti che fanno la differenza. Aprirsi verso l'esterno significa al contempo saper ascoltare verso l'interno e trasformare i propri dipendenti in agenti del cambiamento. La tecnologia è una parte imprescindibile dell'organizzazione. È lo strumento che abilita e domina il cambiamento. Per raggiungere risultati importanti non basta una nuova piattaforma tecnologica. Occorre sviluppare un nuovo tipo di organizzazione per aiutare le persone a lavorare meglio. Se vogliamo effettivamente cambiare, dobbiamo rivolgere la nostra attenzione alle persone, che oggi sono sempre di più una comunità collegata dalla tecnologia. Dobbiamo lavorare affinché la tecnologia sia uno strumento al servizio dell'umanità. Pronto. Questo sta a significare che la visione di Confindustria è quello che tecnologia e organizzazione vanno integrate nella cultura e per questo abbiamo messo in campo una serie di azioni di accompagnamento come percorsi formativi culturali per le imprese, modelli SaaS per dare servizi a basso costo e strumenti quali la web analytics e il web marketing per misurare le iniziative sul web delle imprese e dell'organizzazione confindustriale. Grazie. Grazie mille.